I tecnici delle opere pubbliche e della protezione civile sono impegnati in una serie di sopralluoghi per definire una prima stima dei danni. Dalle valutazioni attuali sono consistenti, ma per fortuna non riguardano le persone. A riferirlo è il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a proposito dei sopralluoghi nelle zone colpite dal maltempo, con l'obiettivo di consentire la stesura della relazione necessaria per la richiesta dello stato di emergenza. I tanti interventi di messa in sicurezza del territorio fatti in questi anni, dopo le alluvioni del 1994 e del 2000, aggiunge Cirio, hanno consentito di limitare l'impatto di una perturbazione molto violenta. Da molte ore la nostra protezione civile è al lavoro con grande professionalità e impegno per affrontare questa emergenza in collegamento con i sindaci e le prefetture, per superare in fretta e insieme questa situazione. Intanto ARPA Piemonte ha pubblicato un rapporto sul maltempo che nel weekend ha devastato alcune vallate piemontesi. Un nubifragio come quello che sabato si è abbattuto su Noasca in Valle Orco si ripete ogni 200 anni per la concentrazione di acqua caduta in un'ora, 62,8 mm, 127 in 3 ore. I picchi massimi di precipitazione rilevati dalla rete di monitoraggio di ARPA nell'arco di 12 ore sono stati registrati nelle vallate alpine del Torinese e Vercellese, con valori superiori ai 100 mm in 12 ore, in particolare nelle stazioni di Noasca, Alagna Valsesia, Piano Audi, Bocchetta delle Pisse, Forno Alpigraie e Balme. A partire dal tardo pomeriggio di sabato fino alle prime ore di domenica, precipitazioni intense hanno interessato anche il VCO, dove i picchi più significativi sono stati registrati dai pluviometri di Alpeveglia, Varzo e Macugnaga, dove sono stati ripristinati elettricità e gas. È ancora presto per quantificare tutti i danni, mentre per mercoledì è previsto un moderato peggioramento delle condizioni meteorologiche.